Produrre cosmetici dal mallo del pistacchio, cioè il suo involucro. E questa è l'essenza di una startup siciliana, la Chimia Cosmetics, che di fatto ha creato una nuova idea di business green ed ecosostenibile. A guidare il progetto ci sono Arianna Campione ed Anna Capopardo. Dottoressa Campione, partiamo da lei. Come le è venuta l'idea? Sì, tanto buongiorno. L'idea fondamentalmente è venuta grazie alla mia permanenza molti anni fuori dalla Sicilia. Avevo proprio la nostalgia di casa, dei sapori di casa e quindi decisi di tornare frequentando un master all'università per poter valorizzare proprio le eccellenze del mio territorio. E quindi volevo fare la tesi di master proprio sul pistacchio di Bronte, ma come ben sappiamo il pistacchio è una materia prima molto costosa. Quindi andai in campagna e ho visto che nella procedura di raccolta c'è un sacco di scarto che veniva buttato via ed era proprio il mallo. Ho fatto le mie ricerche, mi sono documentata e ho scoperto che il mallo ha proprio un potere antiossidante elevatissimo. Tant'è vero che lo abbiamo recuperato, l'abbiamo studiato, modificato. E siamo riusciti a creare il Pistactive F, che è proprio questa materia prima ad uso cosmetico e nutraceutico, che ha la sua ricchezza non solo nel potere antiossidante, che è più alto rispetto alla vite rossa di circa il 42%, ma anche questo concetto dell'economia circolare. Di mia siamo io e Anna, ma dietro ci sono altre 7 persone che lavorano con noi ogni giorno per rendere questo progetto una realtà. Ognuno con diverse competenze, tutti giovani, under 29, under 30, da tutta Italia, e quindi è giusto anche valorizzare quello che è il nostro bellissimo team. Dunque, dottoressa, l'idea le è venuta perché le mancava la sua Sicilia. E da qui è nata un'azienda che, tra le altre cose, è riuscita a vincere un premio molto importante, il premio StartCat Sicilia, l'edizione del 2021, tra le altre cose proprio perché simbolo di un'economia circolare. Anna Cacopardo, che c'entrano i cosmetici con la tutela dell'ambiente? Allora, fondamentalmente, oltre ad aver scoperto questo antiossidante così forte, abbiamo creato un circolo virtuoso che recupera uno scarto quale il mallo del pistacchio, ad oggi gettato, addirittura bruciato per una quantità di 1.000 tonnellate ogni anno di raccolta. Quindi, fondamentalmente, Chimia non fa soltanto dell'impatto ambientale uno dei suoi valori cardine, ma anche dell'impatto sociale, perché questo scarto rappresenta ad oggi un peso da smaltire, visto la grandissima quantità, sia per gli agricoltori sia per il comune stesso. Quindi, grazie al recupero, noi andiamo a inserire questo scarto in un mercato che prima d'ora non veniva sfruttato, appunto. E anche il fatto che viene bruciato, quindi l'elevata emissione di CO2 che viene generato nel nostro ambiente, era un problema per noi. E quindi noi, diciamo, l'abbiamo recuperato e gli abbiamo donato una nuova vita e siamo stati i primi.